8 punti nelle ultime 4 gare per il Bari. La gestione Marino parte con questi risultati e se sul piano del gioco molto c'è ancora da fare e migliorare, la classifica al netto del deludente pareggio contro la Feralpisalò ha leggermente cambiato la sua fisionomia. Dal Palermo terzo ai biancorossi attualmente decimi vi sono 8 squadre raccolte in soli 5 punti. Tra i tifosi c'è una moderata fiducia. Vedo un Bari più ordinato, però a parte quel blackout e quella ventina di minuti a Piacenza che non deve succedere. Sibilli può spostare gli equilibri perché è forse uno dei pochi che si prende la responsabilità di fare qualcosa di diverso. Il Bari gioca più in attacco, mentre prima era più difensivista. C'è la speranza che le cose vadano meglio quanto prima, sin da 15 giorni fra 15 giorni. Lavoro personalizzato per Frabotta, fisioterapia e palestra per Maiello e lavoro differenziato col pallone per Menes. Francese che da tempo comunque si allena col gruppo e ciò fa sperare in un ritorno in campo prima del previsto, forse già per l'inizio del 2024. Ad assistere alla ripresa degli allenamenti anche gli atleti speciali di Freedom, associazione no profit nata nel 2017 che guarda lo sport come strumento fondamentale per l'inclusione e coesione sociale. Per loro, foto di rito con Di Cesare e compagni.